Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un titolo che è appena uscito in versione retail in contemporanea mondiale e precisamente vi parlerò di Telstones, King's Gambit, gioco di Chris Cantrell per due giocatori, una durata di circa 10 minuti a partita, edito dalla Riot Games, che ringrazio per avermi selezionato come voce italiana di questa uscita. Vediamo come si gioca. Recensioni Minute. Una partita inizia sempre piazzando una pietra al centro della linea, dopodiché i giocatori si alterneranno scegliendo una fra le sei azioni disponibili. Le azioni sono: chiedere all'avversario di piazzare una pietra, la pietra va piazzata, indicata dall'avversario, ad esempio piazzami la corona, sempre all'estremo destro o sinistro della linea esistente, e quindi si piazzeranno un po' di pietre. Potremmo chiedere all'avversario di nascondere una delle pietre, ad esempio nascondimi la spada, e l'avversario la girerà a faccia in giù. Gireremo altre pietre, ne piazzeremo altre, potremmo chiedere di scambiare pietre. Potremmo quindi scambiare due pietre vicine di posto, oppure anche due pietre lontane. L'importante è che quelle a faccia in su rimangano tali, così come quelle a faccia in giù rimangano a faccia in giù. Potremmo sbirciare una pietra, ovvero sia guardare segretamente una di quelle giù. Se l'avversario avesse fatto un punto nel round precedente, potremmo sbirciarne tre. Potremmo invece fare una challenge, ad esempio: avversario, dimmi esattamente che cosa c'è sotto questa pietra. Se l'avversario risponde correttamente farà un punto, se l'avversario sbaglia saremo noi a fare un punto. Infine potremmo dichiarare un boast, ovvero sia dire conosco esattamente tutte le pietre a faccia in giù. Ora metteremo in crisi l'avversario, che potrà scegliere fra tre possibili risposte. La prima è ti credo, fai pure un punto, regalandoci quindi un punto gratuito. Oppure non ti credo, provamelo. E a quel punto dovremo dire esattamente tutte le pietre. Se diremo corretto avremo vinto istantaneamente la partita, ma se ne sbaglieremo anche solo una avremo perso istantaneamente la partita. Oppure l'avversario potrebbe dire non mi importa, le so anch'io, e ci ribalterà la situazione. Ora noi avremo due chance, potremo regalargli il punto credendogli oppure dirgli di provarlo, anche in tal caso potrebbe vincere istantaneamente o perdere istantaneamente. Se il boast non avviene, il primo giocatore che arriva al terzo punto è dichiarato in quel caso il vincitore. Forse visto così il regolamento sembra tutto arzigogolato, sembra molto strano, in realtà è linearissimo e vi assicuro che lo imparerete in un attimo, soprattutto perché all'inizio sembrerà un gioco quasi banale, giro a faccia in giù, giro a faccia in su, qual è il problema, ma dopo un attimo capirete che il discorso del boast è davvero da gestire alla grande. In sostanza si tratta di mettere queste pietre sulla linea, girarle un po' a faccia in giù, cominciare a scambiarle piano piano, tutto sembrerà facile, riuscirete a ricordarvi delle cose, fino a quando non percepirete che il vostro avversario magari una di queste stones l'ha persa un attimo di vista, non è più così sicuro magari da quello che ha detto, da qualcosa che ha fatto, riuscite a intuire che forse non si ricorda più che questo è un martello, sta pensando che sia ancora il cavallo che è stato scambiato un paio di mosse prima, e gli buttate la challenge e cominciate a portarvi a casa un punticino qua, un punticino là, fino a quando non si arriva a un momento in cui parte il boss. Come vi ho detto, il boss dà la possibilità di vincere istantaneamente o perdere istantaneamente. Quindi in partite di questo tipo potrebbe essere il famoso o la va o la spacca. Ovviamente questa modalità non è proprio la più consigliabile perché siete già in una posizione di svantaggio. Se il vostro avversario ha due punti e voi per evitare che faccia il terzo gli buttate il boast, è molto probabile che lui anziché ribaltarvelo vi dica semplicemente ok provamelo. Se già due volte avete sbagliato, a quel punto è molto probabile che anche questa volta non le sappiate tutte le pietre. Vero è che avreste potuto cercare di bluffare. Perché parlo di questo bluff? Perché, allora, vi posso dire che la prima partita l'ho giocata con la moglie e l'abbiamo giocata assolutamente in modalità onesta, quindi solamente con la memoria. A quel punto però la partita diventa molto più lunga perché dovrete cominciare a girare quasi tutte le pietre, se non tutte a faccia in giù, cominciare a fare un po' di swap avanti e indietro, ma diventa a quel punto anche molto rischioso perché è vero che dovete continuare a tenervi in testa la sequenza, ogni swap dovete rimodificarla, ma per essere sicuri che l'avversario non si ricordi più qualcosa dovrete in qualche modo rischiare che anche voi non vi ricordiate più qualcosa. Diciamo, la partita è lunga, non c'è tanta tensione e faticate tantissimo a ragionare. Vi faccio invece notare che tutte le mosse sono di chiedere all'avversario di fare qualcosa. Chiedete all'avversario di mettere una pietra, chiedete all'avversario di girare una pietra e provate a immaginare questo. Io vi dico, ok, mi metti, indicando questa pietra, la corona sulla linea, e lui dirà, no, guarda che il martello, ok, mi hai messo la corona, molto bene. Allora a questo punto mi gireresti la bilancia a faccia in giù, grazie che mi hai girato il cavallo. No, ma era lo scudo. No, aspetta, forse non era lo scudo, perché lo scudo non era già quest'altro che abbiamo girato a faccia in giù. No, aspetta, allora dobbiamo scambiarlo in questo modo. Cominciando a parlare a raffica su qualcosa che è, qualcosa che non è,
cominciate ad andare a male. E se la prima partita può sembrare un qualcosa di ancora lontanamente gestibile, dalla seconda partita in poi andrete a malissimo. Addirittura vi segnalo che esiste un video della Riot Games, che era promozionale per il gioco stesso, in cui una ragazzina che perde sempre contro un cavaliere a questo gioco, gli comincia a far raccontare loro le origini, come mai è così importante, insomma, cerca di farsi insegnare da questo maestro, fino a quando dopo qualche minuto dice: "Ok, ma allora ti ricordi cosa c'è sotto questa pietra?" E il cavaliere completamente aveva dimenticato di star giocando una partita a Telstones. In conclusione, ci troviamo di fronte a un titolo astratto di memoria, anche se il bluff ha una grossa prevalenza all'interno della partita, con dei materiali decisamente premium, dalla scatoletta in metallo fuori, con i suoi scomparti per mettere le varie stones in modo tale che siano ben incastonate. Insomma, è un gioco che agli occhi si presenta molto bene, anche le stones stesse sono belle spese. Non entro nel merito del prezzo perché il prezzo consigliato è di 30 euro, ma vi lascerò discutere nei commenti perché so già che qualcuno mi dirà: "Ah, ma si può rifare, costa troppo, costa troppo poco", insomma, decidete voi se il prezzo vale la pena. Io vi dico che la partita ne vale sicuramente la pena. A me è piaciuto e ovviamente io deciderò sempre di giocare con la modalità di bluff. Con questo finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima. Prima di salutarci vi lascio con un paio di informazioni. Allora, la prima è che il gioco è in lingua inglese, ma trovate sul sito già scaricabile il manuale completo in italiano. La seconda cosa è che su tale manuale c'è anche la modalità a 4 giocatori, si gioca a squadre in maniera alternata, le sfide si fanno entrambi gli avversari, insomma si crea ancora più senso di smarrimento rispetto alla partita in 2 giocatori. In terza cosa è che il gioco è tutto basato sul lore di Runeterra, non mi sono dilungato su di esso perché non conosco tale lore, ma vi metto sempre in descrizione, oltre a quello del video di cui vi ho parlato nella recensione, anche un po' di link a questo lore, per chi è appassionato, chi vuole saperne di più, è giusto che possa approfondire. Discutete in maniera civile nei commenti, ma mi aspetto che lo farete, in modo che le due fazioni, su chi vuole solamente dei pezzettini di carta, dei cubettini, contro chi invece vuole materiali porno russo, sia una bella discussione accesa e proficua. Vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali per rimanere sempre aggiornati e vi saluto con un ciao ne!